Bentornati al nostro appuntamento con le principali notizie ambientali della settimana. Abbiamo aperto con questo video per parlarvi dell'Earth Day, la giornata mondiale della Terra, l'evento che ricade ogni 22 aprile ed ogni anno unisce cittadini di paesi e culture differenti per difendere il più prezioso bene comune, la Terra. Una giornata di lotta contro tutto quello che sta giorno dopo giorno distruggendo il nostro pianeta: rifiuti che invadono mari e oceani, inquinamento da petrolio e gas fossili, terreni invasi da prodotti chimici dannosi che finiscono ogni giorno sulle nostre tavole e ancora habitat distrutti, specie animali ormai estinte. La causa di tutto questo è l'uomo, ma è il solo però a poter riavvolgere il nastro e salvare la Terra. L'Earth Day nasce nel 1962 quando il senatore Nilsson, nel pieno del conflitto in Vietnam, chiamò a rapporto gli esponenti del mondo politico internazionale per parlare al mondo dell'ambiente e dei suoi problemi. Anche Papa Francesco a ricordare: occorre affrontare in uno sforzo congiunto la responsabilità di lasciare alle generazioni che seguiranno una terra più bella e più vivibile. E proprio per tutelare l'ambiente, il nostro pianeta, arrivano dall'Unione Europea due provvedimenti per ridurre le emissioni di CO2 provenienti da agricoltura e trasporti del 30% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005, oltre anche a nuove misure per aumentare il contributo all'azione per il clima delle attività forestali e della silvicoltura. Per l'Italia lo sforzo di riduzione delle emissioni al 2030 sarà del 33%. Con riferimento ai livelli del 2005. Il provvedimento impone ai paesi di preparare una strategia nazionale per l'efficienza energetica con l'obiettivo al 2050 di ridurre le emissioni degli edifici in Unione Europea dell'80-85% rispetto ai livelli del 1990, con tappe intermedie negli anni 2030 e 2040. Tra le altre novità, un indicatore smart per misurare la capacità degli edifici di migliorare la propria performance energetica, adattando i consumi a quelle che sono le esigenze reali degli abitanti. Parliamo di green mobility, per spostarsi in sicurezza con un impatto ambientale pari a zero, una visione sostenibile del futuro per cambiare la città e la nostra vita. Vediamo insieme l'intervista a Edoardo Zanchini, vice direttore di Legambiente. Che il futuro sarà fatto da mezzi di circolazione che saranno sostanzialmente elettrici, ed oggi tutto questo è possibile, e in più meno mezzi privati. La sfida è doppia: dobbiamo investire sempre più in tecnologia, la tecnologia sta crescendo a ritmi incredibili. Nel mondo, quello che sta avvenendo negli ultimi mesi, se uno guarda la Cina, guarda gli Stati Uniti, guarda alcuni paesi europei, è straordinario in termini di nuovi mezzi elettrici messi sul mercato, nuove auto, nuovi motorini, nuovi mezzi anche più piccoli addirittura, come monopattini e ad altri strumenti per muoversi in maniera integrata. Tutto questo sta riducendo i costi in maniera esponenziale. Qui ci sarà una grande innovazione sul lato dei mezzi di circolazione, ma l'altra grande sfida è quella di ridurre la mobilità privata, perché ovviamente nelle città dove si svolge quasi 2/3 della domanda di mobilità delle persone dobbiamo dare un'alternativa con mezzi pubblici, in particolare elettrici anche in questo caso, quindi metropolitane e tram, integrati con trasporto pubblico, integrati anche con la piccola mobilità personale, per esempio quella in bicicletta, che si può scambiare, quella dei piccoli mezzi elettrici, o con il car sharing e il bike sharing. Cannucce per bibite, bastoncini per mescolare cocktail e cotton fioc per l'igiene sono nella lista di prodotti usa e getta che il governo britannico vuole mettere a bando dall'anno prossimo. Lo ha annunciato ufficialmente Theresa May a Londra all'apertura del summit annuale del Commonwealth, l'associazione delle ex colonie del Regno Unito. L'iniziativa, che dovrà essere approvata dal Parlamento di Westminster, mira a convincere altri paesi del Commonwealth a fare altrettanto. Si tratta di un nuovo passo della campagna britannica contro la plastica e l'inquinamento che ne deriva per l'ambiente, in particolare negli oceani. Cannucce e cotton fioc vengono considerati tra i prodotti più dannosi e meno riciclati. Sono abbastanza piccoli da essere mangiati da volatili e animali marini. La tassa di 5 pence, che è stata introdotta nel Regno Unito sui sacchetti di plastica, ha già avuto dei risultati positivi. Il numero dei sacchetti distribuiti è calato di 9 miliardi, secondo cifre del Ministero dell'Ambiente.
dell'ambiente britannico. Complessivamente si calcola che nei mari di tutto il mondo ci siano 150 milioni di tonnellate di plastica e che più di 100.000 mammiferi marini muoiano mangiando plastica o rimanendovi impigliati. E in Italia Rosalba Giugni, presidente dell'associazione Mare Vivo, lancia un appello. La plastica usa e getta negli ultimi anni è entrata a far parte della nostra vita quotidiana e non ci siamo resi conto dei danni devastanti che stava causando alla fauna marina e al suo habitat. Abbiamo così deciso di lanciare una campagna affinché le abitudini dell'uomo non possano sempre avere ripercussioni sugli animali e l'ambiente, soprattutto quando esistono valide alternative. E pensate che sono più di 100 le minuscole particelle di plastica che ingoiamo ad ogni pasto. Dai mobili e i tessuti sintetici di casa, le minuscole particelle di plastica finiscono nelle polveri domestiche e con queste atterrano nei nostri piatti. E quanto emerge dalla ricerca pubblicata sulla rivista Environment Pollution e condotta dall'Università di Edimburgo. Gli studiosi hanno scoperto che in un anno nello stomaco di ogni individuo possono finire a sua insaputa fino a più di 68.000 fibre di plastica potenzialmente pericolose. Ma è stato scoperto un enzima, un potente alleato nella lotta proprio contro le isole di plastica che galleggiano negli oceani e alle microplastiche appunto che finiscono nei nostri piatti. Si tratta dell'enzima appunto Mangia Plastica, un enzima artificiale capace di mangiare più plastica di quelli presenti in natura. Vediamo insieme il servizio realizzato da Euronews. Rivoluzionaria scoperta nella lotta all'inquinamento da plastica. È stato creato in laboratorio un superenzima in grado di digerire il PET, polietilene tereftalato, polimero molto diffuso che rende la plastica resistente. Scienziati dell'Università di Portsmouth nel Regno Unito e del Laboratorio Nazionale per le Energie Rinnovabili negli Stati Uniti hanno studiato un batterio, Lidonella sakaiensis, isolato 2 anni fa dall'Istituto di Tecnologia di Kyoto. Il team britannico-americano ha modificato la sua struttura, aggiungendo amminoacidi che hanno portato la creazione di un enzima artificiale ancora più efficiente di quello naturale. Una genesi avvenuta quasi per caso, ammettono gli scopritori, ma che apre la strada ad un nuovo filone di ricerca di notevole importanza per le generazioni future. E ci sono poi supermercati che vendono prodotti plastic free. Parliamo della catena olandese di supermercati Eco Plaza, vediamo insieme anche delle immagini, che dal 28 febbraio vende 700 articoli conservati in contenitori di vetro, metalli o materiale compostabili, tutto tranne che in plastica. Eco Plaza, nata come supermercato di soli cibi biologici, ha deciso di dare un'altra grande mano all'ambiente, estendendo questo progetto di abolizione della plastica a tutti i suoi 74 punti vendita olandesi entro la fine dell'anno. Abbiamo trovato un'alternativa amica dell'ambiente in forma di innovativi materiali biodegradabili. Abbiamo fatto il primo passo verso un mondo senza plastica e da oggi non dovrete preoccuparvi. Quello che vedrete è tutto ciò che acquistate. Questo è lo slogan che si può leggere sul sito web dell'azienda. Per decenni i commercianti hanno sostenuto che il cibo non poteva essere conservato senza plastica. Abbiamo quindi messo a tacere questa bugia e finalmente intravediamo un futuro dove il pubblico ha una scelta tra prodotti in imballaggi plastici e senza. A circa 2 anni dal referendum sulle trivelle, gli attivisti di Greenpeace protestano con 2 grandi striscioni sui quali si legge Stop Trivelle, ieri, oggi, sempre, nei pressi della piattaforma Fratello Cluster, posizionata poco a nord di Pescara, entro le 12 miglia marine dalla costa. Con questa protesta hanno voluto ricordare che l'opposizione di allora allo sfruttamento dei mari italiani per l'estrazione di fonti fossili è la stessa di oggi. Vediamo insieme il video dell'attivisti di Greenpeace in azione alla guida di Andrea Boraschi, responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace. Il 17 aprile 2016, sono passati 2 anni dal referendum sulle trivelle e quasi 16 milioni di voti non sono bastati
Questi impianti sono ancora qui, producono sempre meno e continuano a inquinare i nostri mari, mentre i petrolieri sono pronti a tornare a sondarli per cercare nuovi giacimenti. Ma anche noi siamo ancora qui per dire che l'Italia deve cambiare strategia, è un monito per il governo che verrà. Abbandoniamo le fossili e torniamo a investire sulle fonti rinnovabili. Patagonia lancia la campagna Blue Heart per la salvaguardia dei pochi fiumi rimasti ancora incontaminati in Europa, minacciati dalla costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia idroelettrica. Ben 3.000 progetti di dighe e deviazioni a fini idroelettrici sui fiumi della penisola balcanica tra Slovenia e Albania. La famosa azienda di abbigliamento sportivo Patagonia, da sempre attenta al tema ambientale, ha deciso di appoggiare le comunità presenti in loco e le ONG di Bosnia ed Erzegovina, Albania e Macedonia nella lotta contro le centrali idroelettriche. L'azienda ha lanciato ufficialmente questa campagna Blue Heart, quindi Cuore Blu d'Europa, per la salvaguardia del patrimonio naturalistico balcanico e per informare sul reale impatto delle centrali idroelettriche. La petizione che è stata lanciata da Patagonia chiede alle banche di non investire gli oltre 7 milioni di euro previsti nel progetto al fine di impedirne la realizzazione. Parliamo adesso di Smart City. Come si sa, gli aeroporti non sono sicuramente noti per la loro efficienza energetica, ma la Norvegia è intenzionata a cambiare questo dato di fatto. Verrà infatti realizzata una Smart City sostenibile, interamente alimentata da energia rinnovabile, proprio vicino all'aeroporto di Oslo. Se tutto andrà come previsto, l'agglomerato urbano sarà il primo al mondo a energia positiva. L'energia prodotta in eccesso verrà venduta agli edifici e alle comunità circostanti. Ma cosa sono le Smart City? Ce lo spiega Leandro Aieri, presidente di Ricostruiamo Roma ed eletto a capo del laboratorio Smart City. La Smart City è sempre stata intesa come una questione tecnologica, l'applicazione di tecnologie. In realtà la Smart City deve aumentare la qualità della vita dei cittadini. In questo senso, questo laboratorio che coordino da poco cambierà il paradigma con cui si affronterà il tema Smart City a Roma Capitale, portando avanti le istanze dei cittadini attraverso l'utilizzo della tecnologia e non viceversa. Chi fa parte di questo laboratorio? Questo laboratorio è composto da tutti gli stakeholders della Smart City, quindi cittadini semplici, associazioni, comitati di quartiere e anche componenti dell'amministrazione capitolina, quindi presidenti dei municipi e assessorati. Cosa è cambiato appunto sulla nuova amministrazione rispetto a quella precedente su questo argomento? Nella precedente amministrazione il tema Smart City veniva portato avanti con un'ottica centralistica e tecnologica. In questa amministrazione ha costituito il forum dell'innovazione con un'ottica di costruzione dal basso della Smart City e un'ipotesi partecipativa che possa veramente contribuire a dare delle risposte ai cittadini. Arriva la prima auto blu elettrica per Roma Capitale, è stata consegnata dalla Nissan al sindaco di Roma Virginia Raggi, quindi un piccolo passo per una città più pulita. Vediamo insieme il filmato. Abbiamo fatto una manifestazione, lanciato una manifestazione di interesse e hanno risposto sia Nissan che un'altra casa e sostanzialmente il parco auto di Roma Capitale inizia ad arricchirsi di veicoli elettrici. Questo è un bellissimo segnale perché in realtà noi dobbiamo andare in questa direzione. Sappiamo bene che la mobilità elettrica è quella che è meno inquinante, tra l'altro Nissan lavorerà con noi anche su una serie di modalità sharing, quindi noi stiamo lanciando un messaggio, peraltro a questo punto diventa veramente concreto, per cui la mobilità del futuro è sharing, è pubblica e se è privata deve essere orientata all'elettrico. Sappiamo bene che questo è un piccolo passo, però se tutti iniziassimo a contribuire sicuramente avremmo una città molto più pulita. Tra l'altro a brevissimo arriverà in aula il nostro regolamento sulla mobilità elettrica e sulle colonnine elettriche. Ha fatto un percorso molto lungo, è passato nei municipi, abbiamo accolto alcune osservazioni, adesso arriveremo in aula e finalmente sappiamo che da qui al 2020 potremo avere a Roma circa 700 colonnine di ricarica elettrica distribuite in tutta la città. Si è chiusa la 52esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati, 4 giorni alla Fiera di Verona con 128.000 visitatori da 143 paesi e si è parlato anche di vini biologici e il futuro di questo comparto, il trend generale è di un settore in forte crescita. Vediamo insieme l'intervista a Luca Zaia, il presidente della Regione Veneto.
presentato una ricerca sul biologico veneto. Ma guardi, il Nomisma conferma quello che già sappiamo, nel senso che il biologico cresce a due cifre tutti gli anni, quindi vuol dire che la crescita è giustificata da richieste sul mercato. Vigneto del futuro, se noi lo dovessimo immaginare, è un vigneto sempre più rispettoso dell'ambiente, dove c'è la certificazione ambientale, c'è nel vigneto, nel processo e nel prodotto, ma è esattamente quello che accade nella nostra vita, siamo più attenti all'inquinamento, alla salubrità degli alimenti e anche alla salubrità dei comportamenti nel nostro stile di vita, per cui è inevitabile che anche il vino vada in questa direzione. E al Vinitaly anche un intero padiglione dedicato al territorio laziale. Protagoniste le imprese, anche il vino di Frascati, sempre più apprezzato. Abbiamo incontrato Roberto Rotelli, il presidente della Strada dei Castelli Romani. Siamo qui al Vinitaly, nello stand del Lazio, che diventa sempre più ricco, con Roberto Rotelli, presidente Strada dei Castelli Romani. Una strada in salita, ma il Lazio ce la sta facendo? Strada che è stata in salita, adesso devo dire, cominciamo quantomeno a stare in pianura, cominciamo a far produrre e a far evolvere questo nostro territorio con delle eccellenze, sia dal punto di vista vitivinicolo che dal punto di vista del luogo, della tradizione e dei prodotti enogastronomici. Per le Strade dei Castelli Romani cosa ci può dire? Qual è appunto le eccellenze che stanno pian piano risalendo la china? Allora, innanzitutto il prodotto vitivinicolo è quello base. Parliamo, come abbiamo presentato qui al Vinitaly, la DOCG del Frascati, come anche la DOCG del Cannellino di Frascati. Poi naturalmente dal punto di vista enogastronomico stiamo parlando di prodotti nuovi che stanno venendo alla ribalta, come per esempio la serpetta di Monteporzio o la classica porchetta IGT di Ariccia. Queste sono le due eccellenze certificate. Poi abbiamo un mondo di prodotti e di sapori sempre presenti nel nostro territorio. Grande successo il 14 aprile per la settima tappa del Gran Premio di Formula E all'Eur di Roma. 20 piloti di 10 differenti team si sono sfidati per la prima volta all'interno di un circuito cittadino. Si tratta di una novità assoluta per la scelta automobilistica che la FIA dedica alle monoposto elettriche. Vetture in grado di sfrecciare, pensate, a 250 km orari in maniera totalmente green. Vediamo insieme il video che Nutrite l'Ambiente abbiamo realizzato nel corso dell'evento. Siamo successo. Bene, bene, super contento, grande successo, no, impressionante, sarà una gara bellissima. Roma ha risposto bene. Fantastico, migliori. Un grande evento per Roma, sostenibile. Zero emissioni, un grande evento nella città, zero emissioni, quindi sì, siamo molto molto contenti e orgogliosi di ospitarlo, la prima edizione a Roma e insomma... siamo davvero contenti di essere riusciti a coniugare questo grandissimo evento sportivo di caratura internazionale con una tecnologia che consente ormai di mostrare, di far vedere e toccare quanto il lavoro e la ricerca siano andati avanti, per cui effettivamente i motori elettrici possono fare tantissimo, hanno delle prestazioni molto molto elevate e sicuramente con una tecnologia diversa, chiaramente noi non parliamo di macchine di Formula 1 ma possono di Formula E, quindi possono essere trasferite nelle macchine che usiamo tutti i giorni. Questo è come dire far vedere cosa può fare l'elettrico. Roma non dice sempre no ai grandi eventi. Assolutamente, Roma dice tantissimi sì, purché gli eventi siano sostenibili dal punto di vista ambientale, dal punto di vista economico, e ricordiamoci che la Formula E a Roma ha portato tantissimi benefici. Parliamo appunto non solo di colonnine elettriche, wifi, le strade rifatte, parliamo c'è tutta di una serie di, come dire, eredità che rimarranno nella città di Roma. E poi, come dire, se questo evento continuerà nei prossimi anni, cosa che mi auguro e sulla quale stiamo lavorando, ci saranno ulteriori novità per i cittadini. Questo è quello che è fondamentale di ciascun evento. Io spingevo molto per l'auto elettrica e dice: ma che possiamo fare per far capire ai cittadini quanto sia importante un cambio? E allora Gag dice: ma inventiamoci un gran premio di Formula 1 elettrico. Io ho detto: ah, benissimo, siamo partiti da quella sera. Il Financial Times mise in prima pagina la notizia. Io finanziai come commissario europeo all'industria un prototipo di auto da corsa elettrica che presentammo a Barcellona e poi... passo dopo passo siamo arrivati a questo, che è un bellissimo evento per il turismo, per lo sport e per l'ambiente. Finisce qui la nostra rassegna ambientale, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.